Ciao raga, come state? Spero bene. Allora, se mi trovate così è perché sono appena stata in palestra, ma avevo voglia di fare un trucco con voi, già iniziato ovviamente, perché se no mi faccio perdere tempo. E nulla, volevo per dirvi che ho già cominciato a mettere l'eyeliner, questo qua che è poi è una matita della W7. E poi, dunque, ho messo il mio amato fondotinta della Essence, questo qua. E vabbè, cominciando dalla skincare, poi ve lo farò vedere in un altro seguito, sempre in questo video. Ho incominciato a mettere il mio solito fondotinta della Essence, questo qua, vedete? Questo fondotinta. E poi in seguito ho messo, prima ho cominciato a mettere la matita. Ricapitolando, i miei video non sono mai professionali, tanto lo so. Comunque, ho messo la matita per fare le sopracciglia, per dargli una bella aggiustatina, infatti già sono belle aggiustate. Anzi, me l'ho un po' spizzettata l'estetista e vabbè, lì non ci sfugge, vanno per forza aggiustate. Io non quando le tocco io, fa come un casino, quindi meglio di no. Comunque, ho utilizzato questa matita della Rimmel che mi sto trovando benissimo, anzi sta anche finendo, vedete? Siamo agli sgoccioli, non quasi, ma tra poco ne comprerò un'altra. E alla mina, come potete ben vedere, così. La matita la punta della matita così. Si vede? Sì, penso di sì. E poi, questa è un. Cos'è questa? Brown 202. Poi, che non si vedrà mai, ma ve lo dico io, fidatevi di me. Se mi fidate, non lo so. Comunque, penso di sì. Poi cos'altro c'è? Poi ho utilizzato il fondotinta, il mascara. E il mascara ho utilizzato questo. Sì. Come mascara della Rimmel ho utilizzato questo che mi piace molto. Vabbè, è inutile che ve lo apro. Lo scovolino è sempre lo stesso. Ha uno scovolino molto piccolino, non molto, una pena. A clessidra, diciamo. A clessidra ed è top, fenomenale. Poi, come altro. Come altro prodotto, L'Oreal di Infallibile, L'Oreal Infallibile 327 Cashmere. Ve lo faccio vedere così perché non so mai come lo metto io, vedete? Non so mai come lo metto. Comunque, vabbè, questo è il 327 Cashmere. Poi. Ho messo l'eyeliner, già ve l'ho detto, ma comunque vi farò vedere quanti prodotti ho utilizzato. Che ha questa punta qua di matita che ho appena temperato, non solo. Nulla, adesso, allora, stamattina ho proseguito con questi prodotti qua, sempre qua, ovviamente, prima quello di, sì, della Douglas, ma io ogni tanto alterno, e ho utilizzato, sì, vedete questo, perché ho fatto prima questo step della L'Oreal come skincare, per idratare bene, scusate, detergere bene bene il viso, poi ovviamente la spuma per dare un po' più di prima di questo la spuma e poi questo e poi infine la mia Nivea. È vero, Nivea non è il massimo, ma mi piace, la uso e mi sta bene così. Poi, ops, scusate. Già, poi vado a completare il tutto con questa della Rimmel, non si vedrà mai, ma ci provo. Rimmel, no, che Rimmel. Buonanotte, ve lo scrivo qua se trovo man mano i trucchi che mi faccio. Vabbè, i nomi dei trucchi, io so che vi sono scritti, però vabbè. Essence, eccoci qua. Essence Sun, scusate, Sun Club Matte Bronzer Powder. Questo e nulla. 15 grammi, e vabbè che non ci interessa niente, ma per dirvi a voi quanto ce n'è, e la sto consumando tutta. Voi non l'avete mai vista consumata così, ma a me sta piacendo un botto. Sa anche tanto di cocco, perché confermo quello che dice Giulia Makeup, non è Giulia Delellis, un'altra Giulia Makeup che seguo. Giulia Makeup dice che sa di cocco, ed è vero nel fondo, infine è vero, la verità, sì, questo è cocco. Cocco, che sto dicendo? Sì, cocco! Nulla. Comunque, questa è la mia
Il mio bronzer terra della Essence, e mi sta piacendo veramente tanto. Molto buona, sì. No, rido perché mi sento un po' buffa tanto quando dico cocco, cocco, bello. Va bene, d'accordo. Lasciamo perdere che è meglio. Comunque, a parte gli scherzi, voglio cominciare a finire il trucco perché sennò facciamo tardi. E io poi voglio struccarmi e farmi una bella doccia. Mi sembra che fa il caso. E nulla, questo è quanto. Sì, stasera faccio una bella doccia. Non subito, ma a tamburo battente, ma appena mi scuccio, mi scuccio. Appena mi scoccio del trucco, mi stufo, automaticamente, ovviamente, verrà voglia di struccarmi, eccetera. E farmi tutta la mia skincare, corpo, tutto quanto. Eh sì. Ok. Ho dato una bella sfumatina, credo almeno, perché non voglio essere una makeup artist, non mi interessa. Non voglio, cioè, insegnare qualcosa non mi interessa neanche, però condividerlo con voi il make-up non ne sarebbe male. Adesso qualcuno ha da ridire qualcosa, prego qua, ma non mi insulti come fanno molte persone che mi insultano, voglio le lascio perdere, le lascio blaterare a manetta, me ne può fregare di meno. Già, detto tutto. Non ho manco un fazzoletto, molto bene. Faccio come la Fede Kitty, che ovviamente anche lei a volte non ha fazzoletti con sé, oppure li ha, ma o se li dimentica chissà dove, come faccio io, stronde, non per dire cavolate, è la verità, anche io li dimentico i fazzoletti, o le salviettine, quel che è. Guardo di qua perché ho lo specchio, ma vorrei guardare anche qua, ma non vedo un cazzo. Ah, se questo non è solo baffetti, perché l'ho appena tolti questa settimana. È una macchia che mi ha fatto non so cosa, boh. Quindi non sono baffetti, aspettate. No, vabbè, qualche baffetto c'è ancora, non più di tanto. Aspettate perché non vedo una papa da qui. Ok, aspettate che mi metto meglio. Allora, questo è. Allora, un attimo solo, ok. Questo è il 156 matte di Brochet. No, così non si vede. Così. Oh, metti a fuoco. Non mettere a fuoco la mia faccia. Metti a fuoco il prodotto in sé di Yves Rocher. No. Io non lo vedo. Vabbè, ci siamo capiti. È di Yves Rocher. Il marchio è lui. Vedete? Yves Rocher. Com'è che lo sto mettendo? Ok, si dovrebbe vedere bene, sì. Però se c'è la luce del. Ok, sì. Ah, ecco, vedete, se lo metto meglio si vede qualcosa. Ciao. Ebbene, questo è il trucco. Non metto blush perché sennò non esco più. Però mi è piaciuto, tutto sommato non mi fa, non mi dispiace per niente, mi piace, non da saltare di gioia perché potrò fare di meglio, ma mi sono arrangiata. Nulla, oggi sono stata in palestra, appunto, ho fatto un bel po' di ginnastica e ho fatto anche il tapis roulant con le robe che si fa per camminare su quel coso lì, su quell'attrezzo lì che fai ta 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 ta, non so come si dice, però ci siamo capiti. Adesso mi rimetto gli occhiali. E così vedo qualcosa, oddio.
Non stava più mettendo a fuoco, infatti. Me ne sono accorta adesso e non lo metteva più a fuoco. Scusatemi, ragazze. Ma quando vi devo far vedere i prodotti, di solito funziona così. Vedete, questo adesso si dovrebbe vedere bene. Credo, perlomeno. Sì. Se tolgo il coso qui della ring light, forse si vede bene. Sì, direi di sì, decisamente. Comunque, ci siamo capiti. Allora, praticamente, domani o oggi, no, oggi ormai, no, non credo, però a cosa sto riferendomi? Il video che voglio fare in programma ne ho un casino, ma ancora voglio vedere un po' come farli, perché anche lì ci vuole programmazione. Oddio, ho sporcato tutto, come al solito. Vabbè. Complimenti, mi tocca di spolverare. Ale, che bello, non ho voglia, ma lo devo fare. Perché altrimenti attiro di tutto e di più sulla mia scrivania, cioè insetti e cose varie, schifezze. Anche no, grazie. Assolutamente non esiste proprio. Questo anche no, a me piace, ma non più di tanto, non fa impazzire. Devo dire la verità, da quando esiste questo anche no nel vocabolario della lingua dei YouTubers e blogger, eccetera, non mi fa impazzire, non mi dà fastidio, ma un pochettino sì, però vabbè. Ognuno parla come magna, però è così, non si può, non possiamo far star zitti tutti, perché diciamo ognuno parla un po' frasi fatte, perché vabbè, è una frase fatta anche no, secondo me. Poi non mi pare giusto che ognuno vada presso l'altro per ripetere quello che si dice sui social, non mi sembra granché bello, ma ognuno fa come le pare, come io. Sono, dico una cosa, poi ne faccio un'altra, quindi non sono da. Non so, non voglio essere, non mi interessa essere di esempio a nessuno. Comunque, cioè, senza fare cavolate varie, eccetera, continuo a fare la brava ragazza e la brava YouTuber, sempre che io sia una YouTuber, perché anche se sono arrivata a un tot di iscritti, non è che devo fare la bestiaccia, come suol dire, l'arrogante, però. Cercare di comportarmi bene con voi è già un tanto, è già un buon punto, come suol dire, un buon punto di partenza, anzi. Anzi, vi ringrazio di tutto corazon, per tutto cuore, perché mi avete fatto raggiungere questa soglia. Grazie mille di cuore, un abbraccio a tutti e a tutte, soprattutto perché il canale non è solo mio, ma è anche vostro, perché se ci siete voi e sono io, solo grazie a voi. Non so come si dice, scusate l'inizio di parole, però. Avete capito che questo canale, se continuo a fare video, è grazie a voi e anche alla vostra pazienza, supportazione, ma anche, come so dire, sopportazione, perché mi sopportate anche oltre a supportarmi. E questo mi fa piacere, perché vuol dire che anche in poche persone gradite i miei video. Va bene così per me. Non siete in tantissime, però quel numeretto che sta lì sotto. I 1.000 iscritti sono tantissimi ed è vero. Molti diranno: ma come ho fatto ad avere 1.000 iscritti? Non lo so neanche io, non lo so sinceramente. Non lo so per niente, vi giuro che non lo so e sono sincera. Però sono contenta. Almeno così. Almeno così niente, scusate. Non vi nascondo che anche io avevo il desiderio di arrivare a quel numeretto là, ma non per il numero, ma perché. Spero che veramente non tutte, non dico tutte mi guardino, ma almeno una buona parte dei 1.000 iscritti mi guardino sto benedetto video, ma anche gli altri. Quindi appena trovate il modo e il tempo e anche l'organizzazione, andate a guardare anche l'altro video che vi metto da questa parte, quello della pulizia della mia camera, se vi va. È un po' non fatto benissimo, ma almeno vi fa un po' di compagnia. Oh, dai, su, via. Ebbene, adesso io faccio una foto. Se ci riesco, tolgo gli occhiali e li metto. Che dite voi? No, ma sì, li tolgo perché sennò non è bello. Ok? No, non so se ci sono riuscita per la foto. Casomai la farò dopo. Quando avrò spento il video, cioè quando vi avrò salutato, io riuscirò oggi a parlare, non lo so. Sì, se vedete il letto fatto, perché l'ho fatto prima di accendere la rec, ovvero la telecamera e il telefonino, perché non mi stava bene. Ogni volta che entro in camera e voglio fare un video,
O mi scoccio perché devo. No, mi scoccio a fare il video, non voglio dire questo, voglio dire semplicemente. Sì, dovrei registrare, ma tutte le volte ho letto sfatto e sta cosa mi noia un po'. Non per tanto per la registrazione, ma perché non voglio che si veda il letto sfatto, appunto. Mi direte voi, ma non ti viene voglia di fare il letto quando stai per registrare? Sì, ok, però è una noia mortale. È una noia mortale che non vi dico fare il letto. È bello da una parte, scusate, non sto mai ferma, vabbè. Allora, è bello da una parte fare il letto, ma dall'altra è noioso perché, perché sì, ragazze, non so come dire, però sembra come se. Come tipo quando io, vabbè, non è paragonabile, però come devo fare i compiti a scuola, queste robe così, così è il letto, non è paragonabile, però ho detto una fesseria che non ci stava né il cielo né in terra, ma. E lì, siamo lì, cioè, io non so questa cosa qui come si vede. Aspettate un attimo. Eppure i peli li ho fatti già da un bel po', questi peli qua, sotto il naso, cioè i baffetti, i cosiddetti baffetti. L'ho fatta un bel po' e già si vede l'ombretta. Mi sa che devo riprendere un po' gli Eucerin con la crema che fa togliere l'ombretta, l'ombra del baffetto. Anche qui vedete, ce n'ho un po' ma non molto. Vabbè, mi hanno fatto lo spingettamento dei peli con la pinzetta e in un attimo non si vede più nulla. C'è un po' si vede, ma non tanto. Anzi, dovrei anche prendere appuntamento da quello che fa la tiroide, provare a chiedere cosa c'ha, cos'è questa roba qua che mi si vede qui tutte le volte. Perché non è normale una macchia che mi si forma qua e mi dicono: ma cos'è la barba? No, però ribadisco, non è barba, ma sono peli ormonali. Non lo so perché. Capisci a me cos'è sta roba? Io non lo so. Vabbè, per me sono peli ormonali, altro non so. Poi non sono una dermatologa, non sono né quello della tiroide, non lo so, comunque capite bene che io devo informarmi, appena mi informerò con mia nonna, vi farò sapere, giusto lì, punto lì. Inerente alla skincare, comunque, bade a ciance, ciance alle bande, come si suol dire, ad ogni video. Che dico? Sì, faccio così perché non voglio che mi entri il rossetto nei denti, perché è una cosa che mi irrita parecchio. Vabbè. Comunque, come sono i prodotti che utilizzo per la skincare? Già li sapete, la Nivea, anche la Vichy, L'Oreal, Douglas e tanti altri. E non solo, anche come si chiama? Quell'altra marca, la Douglas, vabbè, Yepoda, ancora non l'ho provata e non credo che la proverò mai, Yepoda. Però tutto il resto mi si sta trovando bene. Ancora non ho utilizzato, scusate se sto guardando da quella parte, oltre alla telecamera, ma c'ho il contorno occhi, quello idratante, ripolpante, come si dice, non lo so, comunque. Una sorta di come si chiama? Di contorno occhi della Lancôme, che mi serve per rimpolpare di più. Rimpolpare, cioè, può rimpolpare domani. Sì, vabbè, questo vi stavo dicendo. Aspettate se lo trovo. Se non è che l'ho messo più là. No, non l'ho messo più là, assolutamente no. Un attimo solo. Vediamo un po' se lo trovo. Dove cavolo ti ho messo? No, qui non c'è per niente. E allora dove cavolo l'ho messo? Boh, vabbè, raga, da che parte era? Non lo trovo, vabbè, non importa, ragazze, chissà dove l'ho messo. Perché io ero sicura di averlo messo da queste parti, ma non so dove l'ho messo, boh. Non lo so, dietro la telecamera ci sarà per forza, però non lo voglio alzarmi a prenderlo, no, ragazze, farei perdere solo tempo. Se non che taglio questa parte, sì, vedete? Questa era della Lancôme. È della Lancôme, cosa era? Era della. È ancora. Ma ci sei o ci fai? Della Lancôme ed è. Cinefic Advance. Che cacchio è sta roba? Poi mi lamento ogni volta, dico: che cos'è sta roba? Poi dice: non sai mai che cacchio ti metti in viso. Vero, ha ragione. Se non so manco io che cavolo sto dicendo.
Allora, fatemi un po' pensare cosa dice qua in francese. Sì, questo è proprio per impalpare, non proprio per impalpare, è un contorno occhi, un concentrato di contorno occhi, vedete? Per i miei occhi, contorno sarebbe un concentrato, attivatore di giovinezza, una cosa del genere, dice comunque, jeunesse, de jeunesse. Concentré, Jovenic, Genific, Advance. Sì, comunque una cosa del genere che mi serve per rigenerare un po' il contorno occhi, se non ho capito male. Poi vabbè, lo googlerò attraverso qualche paginetta sul mio telefono di Google e vi farò sapere perché no, non è che non ho capito nulla delle cose, del francese. Sono un po' arrugginita, ma qualcosa la potrei capire. Infatti poi vado ad aggiornarmi. E se riesco nell'editing, perché non è detto, perché io nell'editing ci perdo tempo e poco e no, perché tante volte lo lascio così com'è. Questo Lancome vi aiuto, ce la posso fare, sì, speriamo. Vi googlerò questo prodotto, vi farò sapere cos'è, perché sicuramente qualcuno lo sa che cos'è, se ve lo zoom, vedete, Lancome Advanced Genifique. Sì, dai, di sicuro. Qualcosa dovrà uscirci di mezzo. Vabbè. E niente, ragazzi, questo era tutto. Io adesso non so, forse vi aggiorno mentre vado a spolverare la mia cameretta perché qua c'è uscito un disastro. Non so voi, ma veramente è uscito un disastro. Aspettate che vi faccio vedere cosa tutto c'è, a parte la pezzetta per, come si dice, pulire il telefono, che eccola qua. Che senza quella pezzetta non vedete nulla, perché se io non pulisco questa pezzetta vedete tutto opaco. Veramente orrore a chi li vede, perché sono opachi. Aspettate, guardate qua dove siete. Sì, lo so, c'è un bel casino, perché quando io mi trucco c'è un casino allucinante, vedete? Il mio lettuccio, come potete vedere, il mio letto. Lì il mio comodino e l'altro mio comodino. Quella abat-jour la tengo accesa la notte perché sapete il disastro che ho fatto. Ovvero guardando video paranormali. Ma vabbè, chiudiamo il discorso che è meglio. Non voglio attirare altre spettacolari. Eccoci qui. Dunque, ragazzi, vi ho riattaccate al morso della ring light. Dovreste stare ferme. Ok, sì, perfetto. L'inquadratura va bene, almeno credo. Poi fatemi sapere se l'inquadratura e l'audio si sentono bene. Anzi, e soprattutto se la telecamera va bene come l'ho impostata. Con la inquadratura e tutto. Vabbè, non sto lì a fare troppe manovre, eccetera. Però penso che così si veda bene. Anzi, aspettate un attimo che qui non voglio che mi... Ok, bene. Va bene, dai, lasciamo perdere. Bene, io adesso vi saluto perché sono già, aiuto, 24 minuti video, vabbè, li taglierò tutto sommato se ci riesco. Mi impegno perché ci devo mettere impegno. Poi dico, beata te che non ce la fai o ce la fai, non lo so. Perché? Perché qualcuno non ce l'ha mai detto, non so quanti anni fa fossero. Quanti anni furono? Vabbè, non so più parlare. Mi hanno detto, ma beata convenzione. Beata convenzione del che? Che non so manco cacchio come si fa per editare un video. Sì, so editarlo, so tagliare i video, ma però... Ciao, perdere. Avete sentito, sto ingoiando. Vi saluto, vi ho intrattenuto un po' troppo. Spero che la mia compagnia vi sia piaciuta. E che vi abbia un po' anche rilassato, perché no? Quattro chiacchiere, più di quattro chiacchiere con le amiche va benissimo. Finché poi, ciao ciao, giusto così, perché sennò poi vi annoio. Comunque, nulla, adesso vado ad editare il video, vado a cercare di capire come strutturare l'altro video che voglio registrare. E poi farò qualche TikTok appunto su TikTok, farò qualche video su TikTok e su Instagram. Ah, a proposito, quando voi cliccate il link dove sapete voi nel video, che girate giù nella info di informazione del video, cercate lì che mi troverete tutti i link delle informazioni,
Il username, come dice Asia Piersante, la saluto anche lei, ciao. Oltre che Federichitti in Federica Scita, sì, esatto. Ciao Federica, Asia Piersante, perché lì sotto nell'info box ci troverete username miei, dei miei social network, ossia TikTok, Instagram e Facebook. Quindi cliccate e mi troverete molto attiva, almeno quelle poche ore che ci sto. Bene, ok, like, commento e perché no, se vi va iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora, mi ero dimenticata di prendere il mio outfit della palestra, anche se l'avete già visto, però oggi sono di nuovo, come vi ho appena detto, accennato prima, a parte le pantofole che non c'entrano niente, ma quelle sono le mie scarpe, le mie pantofole da casa, non c'entrano. Il tennis della Nike, non c'entra niente, comunque questa è la mia tuta, la mia tutina, la mia tuta blu, perché la nera è nell'armadio, di là, qua. E quindi io avevo la borsa della palestra, che sarebbe questa qua, che è tanto inutile, come facevate tanto, l'avrete già vista in un video. Cosa c'è nella mia borsa della palestra? Credo, vero? Secondo me che lo devo aggiornare. Fatemi sapere se vi interessa un altro video qua sotto del video della palestra, se vi può interessare. Sì, sono ancora truccata perché mi ero dimenticata di farvi vedere l'outfit. Va bene? A presto, ciao!